Benvenuti a Viareggio, qui siamo all'Hotel Principe di Piemonte, sul roof garden con la piscina, questa vista su mezza Versilia. Qui c'è uno dei ristoranti più importanti di Viareggio, stellato Michelin, e sta per avere inizio il torneo di polo, la prima edizione del torneo di polo sulla spiaggia. Andiamo a vederla insieme. Salvatore Ferragamo, famiglia di costruttori di elegantissime scarpe, lui produttore di vino, oggi il polo. Sì, 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 oggi siamo appunto qui a Viareggio, in questo bellissimo contesto, appunto per un torneo di polo, 3 giorni a Viareggio, qui sulla spiaggia, quindi siamo tutti molto gasati, diciamo. Bene, fai vedere la tua maglietta, tu combatti per, gareggi per? Io gareggio per il Firenze Polo Club ed eccoci qua. Forza Firenze! Forza Firenze! Forza Firenze! Grazie! Manuela Clerici è l'ambasciatrice del polo di Viareggio, ma anche di Viareggio. Viareggio cerca un rilancio dopo il disastro che conosciamo, è una città bellissima, splende ancora il sole, siamo ottobre. Quale sarà il futuro di Viareggio? Bene, allora siamo partiti da un evento così importante qual è quello del polo, perché Viareggio merita questo, anzi merita ancora di più di un torneo di polo. Ma era corretto partire da questo, primo perché da tanto tempo, anzi da anni, cercavano di portare questo importantissimo evento a Viareggio e lo dico con un po' di compiacenza, non c'era riuscito nessuno, ci sono riuscite 2 donne, ci sono riuscita io insieme a Patrizia Lencioni, che era un'appassionata di cavalli come non lo sono io, per cui si sono unite la parte istituzionale e la parte sportiva e abbiamo creato questo team, perché noi ormai siamo un team, chiaramente andando a braccetto di pari passo con l'amministrazione comunale, che ha immediatamente deliberato per questo evento, altrimenti noi oggi non saremmo qui. Poi a seguire si sono uniti istituti importanti come la banca la Cassa di Risparmio, come la Fondazione Banca del Monte, naturalmente la Camera di Commercio, naturalmente la provincia e l'APT, insomma tutta una serie, l'etichetta Nigra che è lo sponsor più importante insieme a SNAI e a Tagetic, si sono uniti e abbiamo formato questo evento che è cresciuto in mano così, non ce l'aspettavamo. Oggi dico come ho fatto a fare tutto questo in così non poco tempo, ma chiaramente dovendomi dedicare anche a altre cose mi chiedevo se poi arrivata a oggi ci sarei potuta arrivare come ci siamo arrivati. C'è tantissima gente, siamo addirittura i vigili urbani preoccupati per il traffico perché dovranno dirigerlo sulle strade e credo che sia giusto poter ricordare anche il triste evento del 29 giugno, perché abbiamo voluto regalare anche a quelle 31 famiglie che oggi piangono i loro cari un 3 giorni così importante, perché era diritto loro continuare a sorridere e trovare anche attraverso questa manifestazione la forza di continuare una nuova vita anche per loro. Sono nei nostri cuori anche loro, come tutti gli altri cittadini di Viareggio, a cui chiaramente vanno tutti i nostri auguri e tutta la nostra partecipazione e comprensione. L'evento è gratuito, per cui è aperto a tutti. C'è un sito che potete visitare, www.viareggiopolobeachcup.it, e mi raccomando, venite perché l'evento è davvero unico. Verso il porto del campo c'è Salvatore Ferragamo, parte di Elio Plazzo, di incontro entra Francesco Livia, rischio dell'arbitro che ferma il... Back di Salvatore Ferragamo, aperto verso il centro del campo, prontamente back di Maggini, fermata la palla da Francesco Olivieri, ora è Leo Plazio che tenta di sotterrare la palla, piccoli colpi e Salvatore Ferragamo, ancora Leo Plazio, steccate tra i due. Osservato che i team cambiano la direzione di battuta immediatamente dopo la realizzazione del gol. Ancora Salvatore Ferragamo, cambio di linea.
Questa è la stecca, detta volgarmente mazza, si gioca a polo e parliamo di polo e moda con uno degli sponsor principali. Perché piace tanto il polo nella moda? E piace tanto perché è uno sport d'élite, uno sport quasi irraggiungibile, ci sono i cavalli che è la cosa principale e piace solo per questo, perché è una cosa diversa, una cosa abbastanza nuova, diciamo, negli ultimi anni, specialmente per l'Italia, e questo fa sì che insomma la gente sia attratta da questo sport. Per la moda sportiva voi avete una grande novità, a dicembre esce la vostra linea che non è ancora conosciuta in Italia. Sì, la nostra nuova linea che si chiama Etichetta Negra, è un marchio argentino che noi abbiamo recentemente acquistato per l'Italia e per l'Europa, dove verrà comunque completamente trasformato nel discorso dello stile per quanto riguarda questo prodotto, che sarà esclusivamente fatto di stile italiano. Bravo Maggiano! Bravi! Falta la gol, 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 falta la gol